Ragazzuoli di mille battaglie, oh ragazzuoli di mille battaglie, un caloroso saluto nero azzurro, sempre con l'Inter nel cuore. Oggi comincia il campionato, ragazzi. Oggi comincia il campionato, aspetta che mi metta la cintura, perché sennò poi dopo dice la cintura, e poi se la stessa gente che sabato sera si ubriaca come porci e cammina prendendo solo la strada della corsia, quella centrale, perché è l'unica che vedono, o quantomeno quando sei ubriaco meglio prendere quella centrale e almeno sei sicuro. Quindi la stessa gente, vabbè. Comunque ragazzi, il campionato è cominciato, squadra incompleta, perché non è completa per un cazzo, ci mancano un sacco di calciatori, soprattutto il difensore, perché io ho sempre detto due buoni, però no, le notizie che arrivano ci lasciano pochissime speranze. Con Spalletti che ieri in conferenza stampa ha ritrattato tutto quello che ha detto, l'ha ritrattato tutto lui insieme ai compagni suoi, e questo mi dispiace, anche perché Spalletti secondo me è il vero acquisto che abbiamo fatto, però lui è stato quello che ha parlato di calciatori, e ora io ero sulla finestra, ero come voi, non spariamo cazzate Spalletti, non spariamo cazzate, non cominciare a scassare i coglioni a dire le cazzate, perché cazzate non le devi dire Spalletti, questa è la prima per Spalletti. Poi dopodiché, ragazzoli di mille battaglie, non sono per niente contento, visto che fa pasta e si va a far schifiare, non sono per niente contento, perché questo di qua è l'ennesima conferma che, come dico io, non hanno intenzione di cacciare soldi. Adesso hanno bloccato pure quei due giovani di belle speranze, che da un lato sinceramente non è che li rimbianco tanto, quelli del Genova, Pezzella, come si chiamava, Salcedo e Pellegri, che si parlava circa di un valore di 50 milioni. Sì, 50 milioni sono come quelli di Caprari, come 15 di Caprari sono. Che minchia state combinando lì dentro? Che minchia state combinando? Che cosa state combinando lì dentro? Vergognosi! Questi, io lo dico e lo ripeto e lo dirò all'infinito, questi ci faranno fare una fine brutta. Mangala, come cazzo si chiama? Il Manchester City, ragazzi, lo vuole proprio eliminare dalla rosa, perché fa schifo. Fa schifo! Non è che è peggio di Ranocchia, come Ranocchia è! Cosa più, cosa meno! Come Murillo, questi sono! Che cos'è questo giocatore? L'anno scorso ha fatto schifo, infatti quelli se ne vogliono liberare. Mangala. Cancelo, mi piace. Cancelo è passato da tutto sport di merda. E il top player, perché interessava alla Juve, appena arrivato all'Inter oramai è diventato un giocatore ricco. Vabbè, ma questa è sempre l'istituzione di giornali di merda che se ne vadano a fare in culo, infatti non ne compro da anni e non ne comprerò mai più. E boh ragazzi, questo, sono veramente perplesso. Meno 35 milioni nel bilancio, oggi è uscito un articolo sulla Repubblica. Non vogliono comprare più niente fino a quando non vendono. Il signor Sabatini e il signor Ausilio che si riempivano la bocca con acquisti di un certo calibro, insieme a Spalletta hanno ritrattato tutto, non è vero niente. La specie di cinese bastardo là, di bambino lì, che è Jinjunjua, come cazzo si chiama, dopo messo lì, che prima parlava di top e top player e non si sapeva più quanti soldi dovevano spendere, si è dimostrato la merda che è. E questo è tutto, ragazzi, questo è tutto. Ragazzoni, questo è tutto. Parliamoci chiaro. Noi avremo a che fare con persone che ci faranno fare la fine che non ci meritiamo. Il campionato comincia, squadra incompleta, ragazzi, speriamo di vincere, speriamo che stasera facciamo una bella partita. Io sono veramente contento dell'allenatore, anche se giustamente ora sta rigettando tutte cose, già gli atteggiamenti a me non piacciono, questa è la seconda volta che non mi piace. Da prima, quando ho offeso quel povero tifoso di fronte a tutti, che insultava, tra virgolette insultava, perché quelli, gli insulti per questo sono complimenti a Ranocchia, ok? E se l'è presa con quello, dicendo che non doveva venire e quant'altro, già lì ho fatto un video e ne ho parlato di sto fatto, perché comunque è stato un atteggiamento vergognoso, ok? Ma lasciamo stare questo di qua,
magari voglio giusto un, ma che tu ritratti tutto quello che dici, sinceramente, in colpi giornali. I giornali sicuramente hanno fatto lo schifo, perché fanno sempre schifo questi, giusto, con noi soprattutto dicono di tutto e di, ne dicono di cotte e di crude, ma ragazzuoli, parliamoci chiaro. Sabatini era quello che si riempiva la bocca con i top player, Ausilio era che parlava di quello e dell'altro, lo stesso cinese del cazzo che doveva spendere 200 milioni quelli che doveva spendere. Invece i fatti poi sono altro, tutt'altro, i fatti sono tutt'altro. Io l'unica nota positiva, ripeto, è l'allenatore, che comunque secondo me ci può dare una spinta importante. Perisic che l'hanno trattenuto, questo di qua mi è piaciuto, ma probabilmente perché non, le cifre che voleva dare in Manchester non sono quelle che sono uscite, 45-48, perché gliel'avrebbero dato. Sarà che gli voleva dare 30-35 milioni, allora effettivamente non è il suo valore, ma per 45 milioni gliel'avrebbero portato a braccetto, gliel'avrebbero portato. Quindi secondo me sembra le solite stronzate dei giornali, e quindi va bene così. Io vi auguro una buona domenica, spero che stasera l'Inter faccia una bellissima partita e riuscirà a vincere, anche se la vedo molto difficile per tutto il campionato. Magari riusciamo a fare un po' di partita, però la squadra è incompleta, la squadra non è completa.